Bene, buonasera a tutti, benvenuti e benvenuti a questo ultimo webinar del 2022. Io mi chiamo Roberto Fuccaro, mi occupo di Educational Trading e Investing in Fineco e insieme a me oggi come ospite abbiamo il professor Crespi, professore buonasera. associato Economia degli intermediari finanziari presso l'Università degli Studi di Cagliari e Cattolica di Milano. Eh, buonasera professor Crespi. Buonasera. Prima di passare la parola al professor Crespi che ci parlerà dei principali eventi che hanno caratterizzato il 2022, cosa aspettarci nel prossimo anno e l'importanza della pianificazione finanziaria, vi do alcuni suggerimenti per vivere al meglio eh, questo webinar. In primis, per eh, interagire con noi, avete una chat a disposizione dove potete scrivere le vostre domande e alla fine della presentazione ritaglieremo una decina di minuti per rispondere ai vostri dubbi. Poi abbiamo preparato alcuni sondaggi che vi faremo durante questo percorso per riprendere alcuni punti essenziali e rendervi ancora più partecipi a questo confronto. Inoltre il webinar è registrato, quindi lo potrete rivedere nella sezione Webinar on Demand dell'area formazione Fineco. Professor Crespi, lascio a lei la parola. Eh, quindi, quando vuole, può eh, condividere lo schermo e presentarci la sua presentazione. Ok, vado, vado a mettere la mia presentazione in formato ovviamente eh, schermo intero. Mi confermate che si vede tutto? Penso di sì. Sì, sì, sì. sì. Si vede allora, bene. buonasera a tutti. Innanzitutto, un doveroso ringraziamento per l'invito a partecipare al webinar di questa sera. Non mi dilungo sulla mia presentazione. Chi vuole mi può contattare, mi trovate sicuramente su LinkedIn, quindi se volete seguirmi, eh, come dire, sono abbastanza reperibile sui social. Eh, vado direttamente però al, all'argomento di stasera, visto che c'è tanta carne al fuoco. Stasera abbiamo voluto intitolare questo intervento 2023, quindi ci proiettiamo un po' in avanti, trasformare i rischi in opportunità. Perché? Perché andremo un po' a vedere lo scenario attuale, cercando di capire un po'. Quali sono gli avvenimenti che hanno caratterizzato questo 2022, ma anche che probabilmente andranno a caratterizzare il 2023. Vedremo un po' quali sono le aspettative per quanto riguarda gli investimenti, cercheremo di capire quali sono eh, gli errori, eh, i bias, le distorsioni cognitive e comportamentali da non commettere in questo errore in questo momento: cioè. Eh, quali errori non fare in momenti un po' critici come quelli che stiamo vivendo e poi appunto planeremo sull'importanza della pianificazione finanziaria soprattutto in vista del prossimo anno. Naturalmente come si diceva avremo anche eh, dei sondaggi nel mezzo appunto della presentazione. Allora partiamo un po' però con eh, un'analisi dello scenario attuale, cosa ha caratterizzato il 2022 e che cosa dobbiamo aspettarci per il 2023. Beh, io parto da alcune immagini. Mi piace sempre lavorare per immagini. Eh, quali sono un po' i personaggi fatti che caratterizzano il 2022? Ahimè, lo sappiamo. Eh, L'evento bellico, la guerra in Ucraina, che rappresenta un conflitto, mh, a mio avviso, mai così vicino a noi eh, da quando, quando c'è stata la seconda guerra mondiale. Vicino, non tanto in termini di chilometri di distanza, ma vicino perché effettivamente intacca le nostre vite nel senso che eh, il problema della crisi energetica, le sanzioni che cosa succede, il gas ce lo danno non ce lo danno, ce lo chiudono è una guerra che viviamo non direttamente perché non siamo coinvolti in maniera diretta e esplicita diciamo indirettamente lo siamo ma non in diretta e esplicita come dire, sul campo di battaglia però chiaramente questo evento bellico è uno shock esterno che chiara, eh, non ci si aspettava all'inizio di quest'anno però eh, da un punto di vista economico-finanziario, la grande svolta che c'è stato quest'anno è quella in ambito di politica monetaria. Qui vi ho messo eh, una bella foto del, della governatrice della BCE Lagarde insieme al, eh, al governatore della Fed Powell e sono i personaggi che quest'anno hanno come dire, modificato l'assetto dei mercati finanziari. Perché? Perché sappiamo benissimo che... Quest'anno è esplosa l'inflazione come non avveniva da eh, 40 anni a questa parte, quindi questi signori, queste banche centrali, che fino all'anno scorso, proprio di questi tempi, continuavano a ripetere che l'inflazione era solo transitoria, dall'inizio di quest'anno hanno dovuto quindi, rivedere il loro approccio. E quindi l'inflazione non è più definita transitoria, ma utilizzando un termine inglese americano è definita sticky, che significa appiccicose, quindi ce la porteremo dietro in realtà per eh, un bel po' di tempo e quindi hanno dovuto in fretta e furia, come adesso vedremo, alzare i tassi per cercare di combattere eh, l'inflazione. E allora quali sono i temi caldi del 2022 e che proseguiranno nel 2023? L'abbiamo detto, tassi di interesse in America e in Europa, adesso ne parleremo, rischio di stagflazione con un punto di domanda, beh questo probabilmente, fortunatamente, dovremmo riuscire a evitarlo. Che cos'è la stagflazione? La stagflazione, ahimè, è un periodo economico in cui tu dovresti avere eh, eh, una forte inflazione in crescita e una fase recessiva molto profonda. Questo dovremmo evitarlo perché per quanto sia abbastanza ormai assodato che nel 2023 ci sarà una stagnazione da un punto di vista economico eh, e, e in parte entreremo in una fase recessiva, ma non ci sarà un vero e proprio periodo di stagflazione. Per durare la crisi bellica e i suoi effetti successivi, da quanto mi sembra di capire, siamo un po' impantanati, non si capisce come se ne uscirà. E poi quest'anno abbiamo avuto un altro elemento eh, fondamentale sui mercati, cioè la, la correlazione tra mercati azionari e mercati obbligazionari. Traduco in termini semplici. Quest'anno è successo una cosa, un, si è verificato un fenomeno che non possiamo definire più unico che raro, ma sicuramente possiamo definire abbastanza infrequente. Cioè quest'anno c'è stata una correlazione positiva tra le azioni e le obbligazioni, nel senso che ahimè sono andate male sia le azioni che le obbligazioni, tranne nell'ultimo periodo in cui un po' le cose si stanno cambiando. Questo è un aspetto interessante perché eh, normalmente che cosa si dice? Quando si investe la prima cosa da fare è comunque bilanciare il proprio portafoglio mettendoci un po' di azioni e un po' di obbligazioni, perché normalmente quando le azioni vanno male, almeno la componente obbligazionaria di titoli di Stato soprattutto tende a bilanciare. Ecco, quest'anno non è stato così, però le cose si dovrebbero riassestare eh, l'anno prossimo, oltre al Covid, che speriamo sia definitivamente come dire, in via di uscita alle nostre vite o, o, o ad altro, speriamo che non arrivi qualche altro tipo di pandemia. Allora, questo punto, qualche considerazione un po' appunto sui tassi. Eh, Fed, partiamo dall'America, partiamo dalla Fed. Tanto tu tuono che piove, eh, la Fed si è mossa prima della BCE, già da marzo di quest'anno ha iniziato a rialzare i tassi perché l'inflazione, si è capito, non era più transitoria e quello che è successo, e questa sì che è un, effettivamente un'anomalia, la Fed e anche la BCE hanno rialzato i tassi molto, molto rapidamente. Eh, quello che stiamo vivendo è, è una stretta eh, monetaria molto forte ma anche molto rapida. In particolare quello che è successo è che le banche centrali eh, hanno iniziato a alzare i tassi anche di 0,75%, eh, che è un rialzo molto alto perché normalmente le banche centrali quando alzano i tassi iniziano con un 0,25, 0,25, 0,25. Invece quest'anno, ad esempio, la Fed a marzo aveva rialzato i tassi dello 0,50%, poi di colpo ha fatto quattro rialzi monster da 0,75 e nell'ultimo... Rialzo che ha fatto, si è tornati a 0,50, ma eh, Powell, così come la Lagarde in Europa, eh, pur aumentando per 0,50, non per 0,75 negli ultimi incontri che hanno fatto, ci hanno fatto capire che comunque la politica monetaria continuerà a essere restrittiva, cioè continuerà questo aumento dei tassi almeno fino alla metà del 2023. E quindi questa è la situazione che abbiamo visto. In America e di conseguenza si sono alzati notevolmente i tassi di rendimento. Qui vi faccio vedere in questo grafico eh, quello che a mio avviso è uno dei più importanti benchmark di riferimento nel mondo finanziario mondiale, ovvero il rendimento del, dei titoli di Stato decennali americani, che vedete come è aumentato notevolmente, è arrivato a sfondare il 4%, ultimamente ha un po' ritracciato, ma ripeto, questo è un benchmark importante perché. Eh, questo rendimento influenza non, non solo il settore obbligazionario ma anche il settore azionario. Quindi eh, forte rialzo dei tassi di base. La stessa cosa l'abbiamo vista anche in Europa, anche in Europa la, la BCE è partita un po' dopo, è partita a luglio con un rialzo di 0,50, poi ha fatto subito dei rialzi di 0,75 e l'ultimo rialzo è stato di eh, un altro 0,50. Interessante osservare che... In Europa fino all'anno scorso, e adesso lo andiamo proprio a vedere, noi eravamo in una situazione di tassi negativi. Quindi per diversi periodi il problema in Europa è stato questa cosa dei tassi negativi che io ho sempre definito un'eresia finanziaria, nel senso che tasso negativo non ha un senso, però abbiamo vissuto eh, questa, eh, questo fenomeno veramente strano. Allora io qui per darvi un'idea di quello che è successo proprio negli ultimi tempi, vi ho messo questo grafico che raffronta la cosiddetta curva dei rendimenti dei titoli AAA, AAA vuol dire i titoli più sicuri, quindi qui parliamo dei Bund tedeschi, eh, da un anno all'altro, cioè dal 14 dicembre 2021 al 14 dicembre 2022. Ecco, se voi guardate, l'anno scorso tutta la curva dei rendimenti fino a 30 anni era sotto zero. Cioè vuol dire che la Germania poteva emettere dei titoli eh, a 30 anni non pagando interessi. Adesso tutta la curva si è rialzata e abbiamo dei rendimenti interessanti anche sulla parte a breve, anche senza andare troppo a lungo e ripeto, qui stiamo parlando dei titoli di Stato più sicuri. Quindi anche in Europa è cambiato veramente eh, lo scenario in termini di eh, tassi, di rendimenti e di eh, politica monetaria. Per quanto riguarda invece l'inflazione, qui vi riporto quella che è la dashboard, cioè praticamente una bella tabella sui dati dell'inflazione europea che mi serve per ricordare a tutti che sicuramente abbiamo un'inflazione che si è notevolmente impennata, poi è vero che a novembre è un po' scesa, questo è il dato di ottobre al 10,6, a novembre è scesa al 10, ma comunque siamo su cifre molto elevate. In Europa l'inflazione è fortemente legata al, al costo della bolletta energetica. E qui c'è da osservare che invece in America la situazione è un po' diversa, quindi è vero che su entrambi i lati dell'Atlantico c'è un'inflazione molto elevata, ma come si dice in gergo si tratta di uh, two different beasts, come si dice in inglese, cioè sono due bestie differenti. Perché in America abbiamo un'inflazione più legata appunto all'aumento dei salari, all'economia surriscaldata, in Europa abbiamo più un'inflazione legata prevalentemente al, al costo, uh, costo dell'energia. E quindi. Le problematiche per le due banche centrali, quella europea e quella americana, sono diverse, nel senso che combattere un'inflazione derivante da eh, un riscaldamento dell'economia è una cosa, combattere un'inflazione derivante da, dai costi energetici che sono al di là, eh, sono al di fuori di quelle che sono le, eh, come dire, eh, le, le possibilità di controllo di una banca centrale, diventa sicuramente, sicuramente più difficile. E allora quali sono le aspettative quindi da un punto di vista macroeconomico e finanziario? Per quanto riguarda il settore obbligazionario abbiamo detto la frase di restringimento della politica monetaria non è ancora finita, quindi i tassi si alzeranno ancora, ma attenzione segnali eh, non positivi tra parentesi sull'andamento economico potrebbero mo modificare velocemente le aspettative, i prezzi, i rendimenti. Che cosa significa? Ma, significa... Che fino a qualche tempo fa, vi spiego perché c'è quel non tra parentesi: fino a qualche tempo fa qualsiasi notizia negativa era presa in maniera molto positiva dai mercati. Cioè, fino a qualche tempo fa, eh, se usciva un dato negativo sull'economia, questo faceva presupporre un rallentamento dell'inflazione, e quindi, come dire, il mercato festeggiava perché pensava se se, se l'inflazione scende le banche centrali alzeranno i tassi di meno e quindi siamo tutti contenti. Proprio ai, ai primi di novembre era, era uscito un dato sull'inflazione americana un po' più basso di quello che era stato previsto il mercato aveva brindato. Negli ultimi tempi non è proprio più così perché eh, sembrerebbe che invece adesso il mercato è più preoccupato per gli effetti recessivi del 2023, quindi dato per scontato che la politica monetaria farà il suo corso, si inizia a cercare di capire quale sarà poi l'effetto eh, economico e quindi in questo momento invece se esce un segnale negativo è un segnale negativo però tutto sommato la cosa più importante a mio avviso è che per quanto riguarda il mercato obbligazionario i rendimenti non sono più a zero cioè ci siamo lamentati per anni che non c'erano rendimenti non c'erano rendimenti adesso i rendimenti non sono più a zero e quindi nonostante tutto un ingresso graduale sul mercato obbligazionario è a mio avviso un'opzione da non scartare. Per quanto riguarda invece l'azionario, la domanda amletica che tutti si pongono in questo momento è se si è toccato il fondo, cioè i prezzi eh, devono ancora scontare l'effetto recessivo o, o, oppure no? I, sono già arrivati al minimo oppure no? Ma in realtà eh, nessuno sa esattamente quando si tocca il fondo, però è giusto dire che i prezzi sono già scesi molto alcuni parametri tecnici riguardanti le quotazioni di borsa, soprattutto in America, sembrano ormai dirci che tutto sommato i prezzi diciamo, sono giusti. E poi l'altra cosa che vi segnalo, secondo me molto importante, è che comunque le aspettative di crescita sugli utili sono in ribasso perché ci si aspetta una fase recessiva, ma ciò non significa che le imprese sono in perdita. Questa è una cosa che voglio sottolineare, perché quando i mercati, in particolare azionari, vanno male, si pensa che eh, le imprese quotate stiano perdendo un sacco di soldi. In realtà non è così. Le imprese quotate tendenzialmente continuano a fare utili. Certo, ne fanno meno del previsto e quindi il prezzo scende, ma non è che si tratta di imprese che da, da un giorno all'altro sono imprese eh, che non fanno utili e che, che, che vanno verso il fallimento. Quindi la maggior parte delle imprese quotate continua a fare dei utili anche se sono utili minori di quelli che ci si attendeva. Anche questo, a mio avviso, deve essere letto come un dato tutto sommato positivo. Va bene, allora finita questa prima parte, lascio la palla per il primo sondaggio eh, che abbiamo in programma. A te la palla. Esatto, grazie professor Crespi. Sì, mando, eh, invio subito questo sondaggio, vi dovrebbe apparire a breve una finestrella dove eh, vedrete la domanda. La domanda è in base a, eh, a quanto finora detto, eh, pensate di investire? La, avete tre opzioni. La prima è no, ho già investito gran parte della mia liquidità, no, penso di aspettare momenti migliori oppure sì. Quindi potete partecipare a questo sondaggio. Se non riuscite a vedere la, ehm, questa finestrella, potete scriverci anche via chat cosa ne pensate e la, domanda, la risposta che più ritenete opportuna. Io alla fine di questo sondaggio andrò a condividere i, i risultati così li commentiamo insieme al professor Crespi. Professor Crespi, intanto le chiedo se le è apparsa anche a lei questa finestrella o eh, condividerò io li, i risultati. Eh, non, non mi sembra ok va bene nessun, nessun problema ok gli ultimi 10 secondi alcuni ci stanno rispondendo anche via chat però bene o male le la percentuale la maggior parte si è già eh, delineata 4 secondi 2 1 Bene, allora chiudiamo e condivido con voi i risultati. Allora, abbiamo la maggior parte di voi, eh, ossia il 54% di voi che ha detto, che eh, ha risposto che pensa di investire, quindi pensa di entrare sui mercati finanziari. Eh, il 23% di voi invece è già investito gran parte della sua liquidità, quindi rimane ancora eh, dentro i mercati. L'altro 23% invece pensa di aspettare momenti migliori. Cosa ne pensa, professor Crespi, di questa percentuale? Se l'aspettava un po' oppure è andata al di là? Ah, da un, certo, un certo punto di vista, devo dire che, come dire, non voglio dire mi rincuora, però mh, mi piace nel senso che. Eh, come adesso vedremo parlando un po' dei, dei bias, degli errori del momento, eh, spesso in momenti critici c'è paura di investire, che uno non sa cosa succede, aspettiamo, come giustamente dice qualcuno, momenti migliori. Però, se il 54% invece dice: No, beh, ma io sono intenzionato a investire l'anno prossimo, è una percentuale, secondo me, già, già interessante. Devo dire che come dire, se facciamo un raffronto, come adesso vedremo, con. Eh, L'intera popolazione italiana, devo dire che i partecipanti a questo webinar si vede che sono già eh, investitori attenti eh, alle dinamiche dei mercati ed economiche, quindi hanno probabilmente una visione più corretta del momento. Comunque interessanti sicuramente. E pronti anche ad eh, entrare sui mercati finanziari, magari aspettando proprio l'anno nuovo con, eh, in base a quello pure che ci siamo detti durante il webinar. Ok, ci sono altre considerazioni? Altre domande? Allora, vedo che in chat al momento non, non ci sono, ci sono soltanto le risposte a questo sondaggio, quindi direi di passare appunto al prossimo argomento che tratta appunto di investimenti. Ok, allora vado, investimenti. A, vado a ricondividere la mia presentazione e a questo punto parliamo un po' invece di quelli che ho definito i bias del momento. La parola bias vuol dire eh, distorsione, errore eh, comportamentale o cognitivo, emozionale. Allora, di bias in realtà ce ne sono, eh, ce ne sono molti, eh, sono stati studiati, come ben si sa, dalla finanza comportamentale. Io ho provato un po' a ragionare su quelli che sono... Gli errori tipici di questi momenti di crisi, di questi momenti di incertezza eh, sui mercati. Allora, il primo bias eh, è quello che, ahimè, in Italia, devo dire, ci portiamo dietro già da un bel po', cioè quello dell'immobilismo. Immobilismo, che cosa vuol dire? Vuol dire, appunto, eh, c'è incertezza la guerra, non si sa come va a finire, c'è inflazione, e sono andati male i mercati azionari, con gli obbligazionari, e la lagarda alza i tassi, cosa faccio? Sto fermo, sto fermo e aspetto e vediamo che cosa succede, che in alcuni momenti può anche avere un suo senso, però il problema in Italia è che questa attesa eh, più o meno voluta ci ha portato ad avere sui conti correnti 1835 miliardi di euro fermi, 1835 miliardi significa più del PIL o comunque quasi il PIL dell'Italia stessa. E questi soldi si sono accumulati col tempo. Quindi, questo immobilismo fa sì che ci siano appunto una valanga di soldi fermi sui conti correnti che non vengono investiti. Ora, per l'amor di Dio, uno può anche pensare, non li investo in questo momento perché attendo, perché sto vedendo, però molti di questi soldi su, sono sui conti correnti da tempo. E chiaramente con un'inflazione al 10%, tenere i soldi fermi, ahimè, è un errore da evitare. Io so che investire chiaramente comporta dei rischi, però stare fermi oggi significa automaticamente perderci, perché è vero che io sul conto corrente vedo sempre che c'è la stessa quantità di denaro ma con un'inflazione al 10% il potere d'acquisto cioè il valore reale di questi soldi scende molto rapidamente quindi ahimè il primo bias in questo momento è l'immobilismo e allora sul punto fatemi fare una considerazione un po' più ampia a cosa dovrebbe servire la moneta cioè a cosa dovrebbero servire i soldi tenuti sul conto corrente ma qua vi ho riportato quelle che sono le funzioni della moneta eh, indicate dalla Banca d'Italia? La Banca d'Italia sul suo sito spiega appunto che la moneta può essere considerata un'unità di conto, una riserva di valore, un mezzo di pagamento. Ecco, oggi dicevo, con un 10% di inflazione, forse essere così sicuri che la moneta ferma sia una riserva di valore, cioè tengo dei soldi fermi perché in futuro mi potrebbero essere utili. Eh, beh, sul conto corrente eh, con un'inflazione al 10 forse non è proprio una bella idea tenerli. E allora è giusto ribadire che eh, eh, la liquidità, la moneta ferma sui conti, o più in generale comunque i soldi liquidi, a cosa dovrebbero servire? Dunque, se noi ragioniamo in una logica di pianificazione finanziaria, e dopo appunto vedremo che cosa significa pianificazione finanziaria. In realtà i soldi che io dovrei avere sul conto corrente dovrebbero essere solo quelli a scopo tesoreria, cioè mi servono per fare la spesa, per, per andare al ristorante, per andare al cinema, per coprire qualche eventuale costo extra ma minimale. Nel senso, tengo un po' più di soldi sul conto corrente perché se mi si rompe la lavatrice devo farla riparare, è meglio avere lì un po' di soldi, ma il resto dovrebbe essere investito per raggiungere i propri obiettivi secondo i dettami del cosiddetto goal-based investing, cioè investire per progetti di investimento. Nella logica invece dell'asset allocation, cioè nella logica di costruzione di un portafoglio, qualcuno potrebbe dire, beh, ma la liquidità non può essere considerata un asset, cioè come investo in azioni e in obbligazioni potrei tenere un tot di liquidità come asset all'interno del mio portafoglio. La risposta è sì, la liquidità può essere considerata un asset, ma non quella che io tengo sul conto corrente, ma quella detenuta all'interno di un portafoglio di investimenti. E inoltre, attenzione, perché io ricordo sempre che quando si investe, soprattutto in prodotti di risparmio gestito, come fondi comuni, SICAV e quant'altro, è giusto ricordarsi che parte della liquidità c'è già nei fondi, cioè nei fondi il gestore comunque un tot di liquidità, bene o male, ce l'ha dentro. Quindi non è di certo tenendo i famosi 1.800 miliardi... Di euro fermi sui conti correnti che si può dire beh la liquidità è un asset, quelli sono soldi lasciati lì a far niente. Quindi attenzione, che questa liquidità, se la volete vedere in una logica di asset allocation, deve essere investita nel portafoglio. Che ne so, io posso dire mi tengo in parte dei fondi monetari o dei fondi obbligazionari a breve termine, perché lì parcheggio un po' di liquidità in attesa di vedere come vanno i mercati. Può avere un senso. Ma non detenere i soldi fermi sul conto corrente. Altra cosa che io sottolineo è che bisogna distinguere la liquidità ad uso tesoreria, cioè quanto sul conto, dal concetto invece di fondo di riserva precauzionale. Ovvero, un investitore può anche dire: Ma io tengo comunque via un po' di soldi, casomai dovesse succedermi qualcosa nella vita, ma qualcosa che non so se mi succederà oggi, tra un anno, tra dieci anni. Quindi vi faccio una sorta di piccolo mio fondo personale di riserva precauzionale. Ma quelli non sono comunque soldi sul conto, quelli li devo investire, li investo in strumenti finanziari che so che posso vendere in ogni momento, ma non di certo fermi in liquidità sul conto. Quindi è un altro, è un altro concetto. Altri errori tipici di eh, questo periodo, il panic selling. Eh, mi faccio prendere dal panico e vendo tutto, perché qui sta andando male tutto, quindi vendiamo. Questo è un errore tipico di questi momenti di crisi da evitare perché? Perché ormai è più che assodato, ce lo dice la storia, ce lo dicono gli studi empirici che dopo i forti ribassi dei mercati poi ci sono invece periodi di forte rialzo e se io disinvesto e non rimango nel mercato in quel momento mi perdo quelle risalite, mi perdo quelle performance molto alte che si hanno nei periodi di recupero. Vi suggerisco di non compiere l'errore eh, di pensare, eh, di essere così bravi da azzeccare il momento di minimo per poi rientrare, non è capace nessuno. Quindi, se il ragionamento che fate è: beh adesso disinvesto, adesso aspetto, poi aspetto che il mercato migliora, poi rientro dopo, poi rientro dopo. Poi va a finire che il mercato riparte, uno non rientra e quindi perde questi, questi momenti di rialzo. Eh, Avversione alle perdite. Dunque, questo è un altro errore comportamentale tipico, lo sappiamo, tutti gli investitori eh, sono avversi alle perdite, nessuno ci vuole perdere. Però, visto che in Italia c'è molto questa, questa avversione alle perdite, che non è esattamente la stessa cosa dell'avversione al rischio, allora io mi sono chiesto, ma cosa può effettivamente far perdere dei soldi quando si investe? Allora, guardate che alla fin fine... Eh, I motivi per cui si perde quando si investe essenzialmente sono tre. L'inflazione, cioè devo appunto stare attento che nel medio termine io devo fare gli investimenti che mi coprano dall'inflazione, se no perdo potere d'acquisto. La mancata o carente diversificazione, e spero che non sia il vostro caso, se siete seguiti dai, da, da consulenti finanziari il vostro portafoglio dovrebbe essere ben diversificato. E poi invece il rapporto non corretto tra il mio orizzonte temporale di investimento e la tipologia di investimento che faccio. Esempio banale. Se io investo per dieci anni a un anno, cioè mi compro per dieci anni, che ne so, il conto di deposito a un anno per dieci anni, dopo dieci anni qualcuno giustamente mi potrebbe dire, ma guarda che ti conveniva investire dieci anni, il tuo orizzonte di investimento era lungo. Eh, ma io investendo anno per anno non ci ho perso. In realtà non è vero, perché investendo anno per anno è assodato che non ti porti a casa l'inflazione, quindi in realtà anche se non te ne accorgi ci stai perdendo. Ovviamente l'errore inverso, qual è? È quello, ad esempio, di rivolgersi al proprio consulente di dire: Ma io non ho problemi, questi soldi li voglio investire a 10-15 anni, tanto non mi servono. Ok, allora a quel punto il consulente vi fa degli investimenti di un certo tipo. Se dopo sei mesi andate dal vostro consulente e gli dite: No, mi sono sbagliato, quei soldi mi sono disinvestiti tutto. E eh, magari quando disinvestite in quel momento è chiaro che potreste averci perso, perché magari nel frattempo il mercato è sceso. Quindi questo è un aspetto importante. Cercare sempre di avere degli investimenti che siano in linea col proprio orizzonte temporale di investimento. Altro bias tipico di questi momenti di incertezza e di crisi, la ricerca eh, del bene rifugio, la ricerca di qualcosa che mi protegga. Ma non c'è un bene rifugio che mi può proteggere in questi momenti la crisi, eh, la guerra, l'inflazione. Ma in realtà di beni rifugio o, o presunti tali ce ne sono diversi. Però vi devo dire che non esiste un unico investimento, un unico bene che vi permetta di coprirvi da qualsiasi cosa in qualsiasi momento. E in particolare negli ultimi tempi mi sembra che qualcuno sia tornato un po' a pensare, beh, le, le azioni vanno male, le obbligazioni vanno male, non si sa bene che cosa succede, sai cosa faccio? torno a comprarmi il mio caro e vecchio immobile, perché l'immobile è sicuro e sale sempre. Anche qui è un po' un mito da sfatare. L'immobile non è vero che è sempre sicuro. Ad esempio, i prezzi degli immobili dal 2010 al 2020 sono scesi un po' dappertutto. Poi per l'amor di Dio dipende uno può avere un immobile di prestigio particolare, quello magari è anche salito di prezzo. però in generale i prezzi sono scesi. Sono un po' risaliti nel 2021, 2022, ma non tanto da recuperare i livelli precedenti. E poi attenzione, sempre sugli immobili, qui vi ho messo riferimento a un video che ho fatto qualche tempo fa che è disponibile su YouTube, un'altra distorsione riguarda il rendimento, quanto rende veramente un immobile, perché spesso sugli immobili si ha una visione distorta, non si considera la tassazione, non si considerano eh, le spese straordinarie, non si considera il fatto che magari che, eh, chi è in affitto può anche non pagarti, quindi non si considerano i rischi. Quindi attenzione anche al pensare che l'immobile va sempre bene. E infine, eh, sui bias, un'ultima cosa che vi segnalo prima del sondaggio è non concentriamoci sul breve termine, perché il concetto è se ci concentriamo sul breve termine e non abbiamo una visione più ampia, questo ci può indurre a vedere tutto in maniera pessimistica e non capire che invece nel medio termine, tutto sommato, gli investimenti finanziari possono essere un'opportunità. Però adesso rilascio la palla per il secondo sondaggio. Grazie professor eh, Crespi. Sì, eh, partiamo con il secondo sondaggio, lo lancio immediatamente così avete subito la possibilità di vedere a video. E vi poniamo questa domanda, cioè quando decidiamo di investire che tipo di obiettivi ci poniamo? Ci poniamo degli obiettivi di tempo oppure di rendita oppure finanziari? Come sempre avete la possibilità di eh, partecipare a questo sondaggio oppure scrivetemi via chat le vostre considerazioni. Intanto, professor Crespi, sono arrivate delle domande un po' interessanti, però visto che... Eh... L'interesse che c'è, eh, direi che come abbiamo detto all'inizio del webinar, lasciamo negli ultimi dieci minuti okay. la risposta. Va bene, va bene, ottimo. Ok, vedo che stanno arrivando i partecipanti le loro votazioni diamo gli ultimi dieci secondi Perfetto, allora direi di chiudere anche qui la votazione. Eh, condivido i risultati, e eh, anche qui c'è una maggioranza che eh, si dà degli obiettivi: si pone degli obiettivi eh, prima di investire, obiettivi di rendita. Quindi il 52% di voi hanno detto che si pone obiettivi di rendita. Il 22% di tempo, quindi da più importanza al tempo, e alla tipologia di investimento altri invece eh, obiettivi finanziari anche qui eh, professor Crespi chiedo un suo parere e poi passiamo al prossimo argomento che riguarda appunto gli obiettivi allora qui devo dire che sono meno sorpreso rispetto al sondaggio di prima nel senso che è abbastanza chiaro che uno dice beh ma se io investo è chiaro che lo faccio per avere un rendimento e, e, e ci mancherebbe altro, non è, mica, non è mica sbagliato, assolutamente. Però come dicevo a volte eh, il rischio, l'errore, la distorsione che si può avere è quella di eh, non considerare adeguatamente il tempo e non considerare appunto il fatto che a secondo dell'orizzonte di investimento si può pensare di avere rendimenti più o meno alti, più o meno eh, rischiosi. Quindi è vero che quando uno investe dice ma io lo faccio perché spero di avere un rendimento, però bisogna stare attenti al fatto che eh, se io investo eh, con un'ottica di breve termine devo anche pensare che più di un tot di rendimenti non potrò avere. E poi attenzione, eh, se investo nel breve termine non posso nemmeno pensare di assumermi troppo rischio, perché a un certo punto se investo a breve voglio disinvestire i miei soldi. Invece se io investo con un orizzonte più lungo, allora questo non solo mi permette di ottenere rendimenti mediamente più alti, ma mi permette meglio di affrontare il rischio. Quindi è vero che quando si investe bisogna, uno lo fa per, per, per avere un rendimento, però bisognerebbe anche chiedersi qual è il tempo che ho a disposizione, qual è il mio orizzonte di investimento, perché se ragiono meglio su questo aspetto allora poi posso anche capire, dire... Beh, vediamo che tipi di investimento posso fare e quanto rischio mi posso prendere su determinati investimenti. E devo dire che questo è, come dire, molto in linea con eh, il tema della pianificazione finanziaria con cui adesso andiamo a riprendere. Ok, ci sono altre. Domande le lasciamo dopo, giusto? Sì, esatto, le altre domande le lasciamo dopo, quindi parliamo di quello che è l'importanza della pianificazione finanziaria come da programma, come da titolo sul del webinar. Ok, allora adesso planiamo appunto sulla pianificazione finanziaria che è anche un, un modo a mio avviso corretto per ehm, ragionare con una visione prospettica di più lungo termine e soprattutto per essere più razionali. La pianificazione finanziaria sicuramente aiuta a evitare errori, errori comportamentali, emotivi, cognitivi tipici che commettono ai meglio investitori. Proprio per questo bisogna, secondo me, farne di più. Ecco, devo dire che purtroppo in Italia se ne fa ancora poca di pianificazione finanziaria rispetto a quello che avviene in altri paesi. Ci sono diverse indagini anche recenti della Console che ci dicono che gli investitori italiani pianificano ancora poco. E allora per capire che cos'è la pianificazione finanziaria e perché è importante la pianificazione finanziaria, allora io parto sempre eh, con un ragionamento, diciamo, un, un po' più ampio, parto un, un po' più dall'alto. Allora, il ragionamento che normalmente faccio è questo. Iniziamo a capire qual è la differenza tra il concetto di risparmio e il concetto di investimento. Cosa significa risparmiare e cosa significa investire? Perché è importante questa differenza, questa, questa, eh, questa parte, questo aspetto? Perché si sa che in Italia, eh, storicamente, noi italiani siamo dei grandi risparmiatori, ma spesso ci si dice che siamo dei pessimi investitori, quindi risparmiare una cosa, investire un'altra. Allora, che cos'è il risparmio? Tutto sommato è abbastanza semplice da capire. Il risparmio è quella parte di reddito che uno non consuma oggi, quindi dei soldi che uno potrebbe consumarsi oggi, ma decide di non consumarli perché ritiene che gli saranno utili un domani perché avrà necessità di consumare in futuro. Quindi vuol dire che c'è un legame molto stretto tra risparmio e consumo. E allora, di conseguenza ci si potrebbe chiedere: ma quanto si deve risparmiare oggi? Quanto è corretto che una persona, una famiglia risparmi oggi? Ma la, la, la risposta da un punto di vista teorico è molto semplice. Dipende da quanto si avrà la necessità di consumare in futuro, cioè uno dovrebbe essere così razionale da dire oggi risparmio X perché so che in futuro mi servirà Y. Il problema qual è che in generale, eh, a parte eh, quelle persone molto precise, molto pignole che si segnano tutti i costi, che si tengono tutti gli scontrini, bontà loro, eh, che sanno esattamente quanto spendono ogni mese, ma in generale le persone, mi ci metto per primo io, hanno un'idea, devo dire, vaga di come si consumano i soldi, certo, uno ha un reddito, consuma, poi a fine anno tira una linea e vede se ha del risparmio. Quindi già oggi noi abbiamo un'idea vaga di quanto consumiamo. Abbiamo una precisa idea di quanto consumeremo in futuro? Probabilmente no. Eh, io spesso quando faccio gli incontri in presenza con i clienti chiedo un po' a chi c'è, ma eh, secondo voi qu quanto consumerete tra 5, tra 10, tra 15, 20 anni? È difficile eh, farsene un'idea, però tendenzialmente questo è il modo in cui si dovrebbe ragionare, cioè cercare di capire quali saranno le nostre necessità di consumo futuro. E invece che cosa significa investire? Ma investire essenzialmente significa impiegare un capitale per raggiungere degli obiettivi. Essenzialmente investire significa trasportare potere di acquisto nel corso del tempo, cioè io ho dei soldi, oggi non li spendo. Potrei spenderli, ma non li spendo, li risparmio, li vado a investire perché? Perché voglio avere la possibilità di mantenere il potere di acquisto che ho anche un domani, possibilmente accrescerlo. Possibilmente accrescerlo: attenzione, sia chiara una cosa. Eh, a mio avviso, bisogna capire che non è che dagli investimenti uno diventa ricco, eh, uno diventa ricco col suo lavoro, con la sua attività, con quello che fa. Gli investimenti finanziari servono sicuramente per accrescere il denaro che abbiamo. Ma tendenzialmente per mantenere il proprio potere d'acquisto. E allora torna al concetto che abbiamo visto prima. Qual è il primo rischio che si affronta quando si investe? La perdita di potere d'acquisto. Se io non mi porto a casa almeno un rendimento pari all'inflazione, vuol dire che evidentemente io, anche se non me ne accorgo, sono diventato più povero. E allora fatta questa premessa su cosa significa risparmiare, cosa significa investire, allora. Cosa significa invece pianificare? Dunque, per pianificare, la prima domanda da porsi è questa. A cosa mi servono i soldi? Sembra una domanda molto semplice, ma in realtà se ognuno di voi se la pone, sono convinto che darsi una risposta immediata non è così semplice. Tutti noi, bene o male, abbiamo un po' di soldi, un po' di risparmi, ma a cosa ci servono veramente? Il concetto di fondo, qual è? Che se non si risponde a questa domanda, in realtà non si pianifica. Cioè, voi potete fare qualsiasi investimento, vi può andare bene, vi può andare male, ma se non rispondete prima a questa domanda, sì, state facendo gli investimenti, ma non state pianificando. Se invece io rispondo a questa domanda e inizio veramente a capire ma quali sono i miei obiettivi, quali sono le mie esigenze, a cosa mi servono i soldi, a me, alla mia famiglia, ai miei figli, da qui in avanti, cosa potrebbe accadermi, allora. Se riesco a rispondere a questa domanda, e forse è meglio che vi faccia aiutare anche da qualcuno bravo per rispondere a questa domanda, allora posso iniziare veramente a pianificare. E pianificare che cosa significa essenzialmente? Lo traduco in termini semplici, lasciamo stare i tecnicismi. Pianificare significa dare un nome ai soldi, cioè evitare di fare quello che fanno normalmente gli investitori, lo abbiamo visto. Che hanno un risparmio indifferenziato. Risparmio indifferenziato vuol dire, ma io ogni anno delle entrate e delle uscite, risparmio, i soldi che risparmio li metto tutti in un calderone, e quel calderone solitamente è il cotto corrente, e posto lì, dico vabbè, domani vedremo se mi serviranno. Invece, la pianificazione finanziaria, dare i ai soldi, consiste nel dare delle etichette, cioè nel dividere i soldi, qui metaforicamente dividere i soldi tra diversi cassetti, cioè quali sono. I miei obiettivi, le mie esigenze future, i miei anche progetti, anche i miei sogni, vado a dividere i miei risparmi e i miei investimenti in diversi cassetti. E questo vuol dire anche creare più portafogli di investimento che avranno eh, orizzonti temporali diversi, che avranno rischio diverso. Quindi pianificare significa questo, fare ordine. Nei propri investimenti basandosi sugli obiettivi che sono per noi importanti, che sono delle eh, priorità. Eh, attenzione, però, il processo di pianificazione, qui vado a concludere, è in realtà più complesso. È in realtà più complesso perché possiamo distinguere varie fasi e io ve le riporto sinteticamente eh, attraverso questa rappresentazione grafica. Allora, il punto di partenza, a mio avviso, in realtà non è. Come si investe i soldi? Il punto di partenza è la protezione. Eh, io dico sempre che prima di investire bisogna proteggersi. Proteggersi da cosa? Proteggersi da quelli che sono i cosiddetti rischi puri, cioè i rischi che possono maggiormente intaccare sulla nostra vita e sul nostro potere d'acquisto. Vi faccio un esempio eh, facile. Io posso anche fare dei buoni investimenti, dove magari ogni anno guadagno il 5-10%. Il però se non mi proteggo, ad esempio, dall'invalidità e faccio un incidente e rimango invalido, quello sì che mi cambia la vita se non ho una protezione adeguata. Quindi si dovrebbe partire dalla protezione, poi andare a investire secondo la logica del life cycle investing e del goal-based investing, cioè investire pensando a tutto l'arco della propria vita e ai progetti. Gold based investing significa... Tradotto in italiano investire per i progetti, cioè quali sono i progetti che veramente voglio portare a termine la mia vita: l'unità dei figli, la pensione, una seconda casa, eh, chiudere prima un mutuo, insomma, ce ne sono diversi. A questo punto si andrà a investire i soldi, cioè si farà la cosiddetta asset allocation, e poi l'ultimo passaggio della pianificazione finanziaria è il cosiddetto passaggio nazionale, cioè il momento in cui si dovrà decidere cosa e come lasciare a chi verrà dopo di noi. Allora io vi ringrazio ovviamente per l'attenzione, mi fermo qui, ma a questo punto se ci sono eh, domande, considerazioni eh, sono a vostra disposizione per rispondere. Quindi dimmi tu se, se c'è qualche particolare domanda che vogliamo prendere eh, in considerazione. Grazie professor Crespi. Sì, prima di passare alle domande, eh, alcuni punti, volevo rivedere un attimo alcuni punti che aveva toccato ehm, proprio sulla, eh, sulla parte della pianificazione finanziaria. Non so se riuscite a vedere. Perfetto. E, mh, proprio perché abbiamo parlato come ultima parte della pianificazione finanziaria che... Eh, ci permetta appunto, come diceva il professor Crespi, di essere un, più razionali nei nostri investimenti. Eh, pianificare è quindi una cosa importante e quanto mai delicata. e Per questo, Fineco vi mette a disposizione un servizio di consulenza che si basa su principalmente due pilastri: eh, la tecnologia e la relazione. Tecnologia proprio perché Fineco nasce digitale, quindi in Fineco eh, pensiamo in eh, digitale e di conseguenza i servizi si basano eh, su questo presupposto. L'altro pil pilastro è proprio la relazione, cioè elemento fondamentale eh, insieme alla trasparenza, poiché è proprio la base per costruire quel rapporto fiduciario che deve esistere tra cliente e consulente. Solamente se si crea fiducia ci sarà la possibilità per il consulente di capire a fondo le esigenze di chi ha di fronte, e poi di conseguenza anche trovare le soluzioni finanziarie, a aiutarvi a porre quegli obiettivi finanziari eh, più adeguati. Vediamo un attimo oh, brevemente come investire con metodo. Abbiamo parlato appunto dell'orizzonte temporale. E prima il professor Crespi ha appunto eh, citato il problema dell'inflazione, un problema dell'inflazione che è rimasto latente fino ad oggi, eh, fino ad esplodere e diventare eh, realtà. Ma se vediamo questo, eh, questa mh, rappresentazione grafica dell'andamento dell'azionario globale, dell'obbligazionario globale e del nostro potere d'acquisto dal 1996 ad oggi. Vediamo una storia eh, che conferma proprio quello che ci siamo detti fino ad ora, ossia il nostro potere d'acquisto e la nostra perdita ammonta a un 40%. Quindi quei risparmi accantonati e lasciati fermi sul conto corrente, con, pensando di tenerli ehm, tranquilli senza correre ulteriori rischi, in realtà hanno perso circa il 40%, hanno dimezzato il loro valore. Dall'altra parte, invece, vediamo come un azionario globale, nonostante le crisi eh, che si sono susseguite, sia eh, si ha, eh, se abbia sestuplicato il suo valore, insieme all'obbligazionario globa globale che ha reso il doppio rispetto a quello che ehm, a quello che sono appunto i propri investimenti. L'altro eh, pilastro fondamentale per eh, investire è la diversificazione. Eh, quante volte siamo andati alla ricerca del singolo titolo o dei singoli investimenti che ci avrebbero reso il 1000%, eh, come ad esempio è stata la moda delle criptovalute o Tesla quando era agli albori. Ecco, sfatiamo un mito. Abbiamo più probabilità di vincere il superenalotto che trovare quel singolo strumento che ci fa, eh, mettendolo tra virgolette, diventare ricchi. Ecco, per dormire sogni tranquilli, la diversificazione ci permette di non mettere tutte le uova in un singolo paniere e di conseguenza avere un'oscillazione di, di portafoglio più contenuta possibile. Eh, salire sulle montagne russe dà spazio all'emotività e di conseguenza può causare errori decisionali. Eh, prima il professor Crespi ha parlato di ingresso graduale sul mercato obbligazionario. Che cos'è l'ingresso graduale? È semplicemente un metodo che si chiama piano di accumulo, che è la soluzione alla volatilità dei mercati. In che cosa consiste? Consiste nell'avviare un investimento e costruirlo nel tempo andando a versare automaticamente una determinata cifra ogni mese o trimestre. E che cosa succede se il mercato continua a scendere? Proviamo a fare un esempio concreto. Supponiamo che io abbia deciso di versare ogni mese 100 euro. Se il primo mese il valore del fondo è pari a 10, io riceverò 10 quote. Supponiamo che il mese successivo il valore di mercato sia sceso a 9 euro. Investendo sempre questi 100 euro riceverò più quote. E di conseguenza avverrà tutti i mesi successivi qualora il mercato dovesse continuare a scendere. Qual è il risultato? Il risultato è che noi abbiamo costruito le nostre, eh, il nostro investimento con la paura degli altri, cioè mentre il mercato scendeva. Così facendo, il nostro prezzo medio su quale abbiamo costruito la nostra, il nostro investimento sarà molto più vicino al prezzo di mercato rispetto all'investimento in un'unica soluzione, il famoso pic. Okay? Quindi il piano di accumulo lo, eh, ci permette di investire piccole somme gradatamente e su qualsiasi tipo di risparmiatore può essere coinvolto. Ricercare un rendimento invece che perdere potere d'acquisto con la liquidità a causa dell'inflazione e nell'aspettare il momento migliore per investire e investire in prodotti come fondi o eh, meglio ancora fondi di fondi o ETF. E ridurre attraverso il meccanismo del dollar cost averaging il rischio di sbagliare il momento di entrata nei mercati e limitare notevolmente la volatilità dell'investimento. Bene, prima quindi di concludere, professor Crespi, andiamo a rispondere ad alcune domande che, che ci sono arrivate. La prima domanda che mi ero segnato è proprio questa, eh, parlando di, in ottica di asset allocation. Eh, cosa ne pensa dei titoli legati all'inflazione, quindi obbligazionario eh, indicizzato all'inflazione, in un'ottica di medio-lungo periodo, di circa 7-8 anni? Allora, i titoli eh, collegati all'inflazione sicuramente devono far parte del portafoglio di un investitore, in particolare eh, se magari siamo di fronte a un investitore che ha già una certa età, quindi ha un orizzonte magari temporale di investimento minore, avere una buona parte del portafoglio collegata appunto a titoli eh, indicizzati all'inflazione è sicuramente interessante appunto nell'ottica di coprirsi. Eh, su questi titoli però voglio mh, che sia chiara una cosa. Eh, proteggono dall'inflazione? La risposta è sì, ma dipende. Cioè sì, nel senso che se io li compro e li tengo fino a scadenze e ricevo le cedole, ok, avrò eh, un rendimento che è in linea con l'inflazione. Tutti avremmo sentito negli ultimi tempi eh, che il BTP taglia, ad esempio, collegato all'inflazione, ha pagato una cedola molto alta perché quest'anno l'inflazione è alta. Quindi è chiaro che se io li compro in fase di emissione li tengo nel durante mi copro l'inflazione però attenzione perché se invece io me li compro quando c'è già inflazione eh, quindi li compro dopo sul mercato secondario non, me non è detto che mi proteggano perché ci sono stati dei periodi ad esempio a inizio del 2021 in cui anche i prezzi delle obbligazioni indicizzate sono scesi sono scesi perché comunque con l'aumento dei tassi reali il loro prezzo è sceso poi sì le cedole si sono collegate all'inflazione, ma in quel, momento, in quel momento ci ho perso. Quindi sicuramente in una logica di portafoglio ci stanno. Eh, bisogna decidere quante ne voglio nel mio portafoglio. Non sono anche loro la panacea di tutti i mali, perché sì, mi proteggono eh, in termini di potere d'acquisto, però oh, quando no, fino a qualche tempo fa che non c'era inflazione rendevano molto poco. Quindi in realtà non è che si può dire costruisco un portafoglio solo di titoli indecisati all'inflazione. Bisogna utilizzarli, assolutamente sì. In Italia adesso ci sono, il BTP Italia, il BTPI prima erano poco utilizzati, in America si tratta di uno strumento, i cosiddetti TIPS, che sono i titoli di Stato collegati all'inflazione, che sono normalmente presenti nei portafogli degli investitori americani. Quindi assolutamente sì. Possiamo dire quindi che. Uh... Sfatare un po' il mito che eh, l'obbligazionario, eh, queste obbligazioni indicizzate all'inflazione, eh, non, non dobbiamo pensare a come una sorta di copertura, ma come una sorta proprio di investimento che è corredato anche di un'indicizzazione all'inflazione. Ecco. Sì, perché se uno pensa di dire oh, oh, cioè, oggi c'è inflazione, ciò che compro le obbligazioni indicizzate, esatto. non è tardi, non ha più senso. Quindi bisogna utilizzarle come investimento, come, come asset nel, nel proprio portafoglio, quello sicuramente. Eh, rimanendo sempre sul mondo obbligazionario, e iniziando a parlare un po' di azionario, quindi di correlazione azionario obbligazionario. Eh, su cosa si basa la previsione che nel 2023 tale correlazione si eh, andrà a modificare? Beh, innanzitutto in realtà lo abbiamo già visto negli ultimi tempi. Eh, io prima ho mostrato un grafico dove abbiamo visto l'andamento del decennale americano. Il fatto che abbia ritracciato nell'ultimo periodo vuol dire che in realtà il rendimento è sceso, e il prezzo è salito. Perché? Perché adesso... Scontata la politica monetaria, scontate le alze dei tassi, i, i, i mercati iniziano a guardare più agli aspetti economici, ai fondamentali, e quindi eh, è molto probabile che il 2023 torni quel fenomeno tipico che abbiamo sempre vissuto in passato, e cioè quando escono delle notizie negative e l'azionario scende, c'è il cosiddetto fly to quality: cioè eh, il volo verso la qualità, cioè ci si sposta sull'obbligazionario, in particolare sui governativi dei paesi sicuri, quelli salgono e vanno a controbilanciare. Anche perché adesso i tassi si sono rialzati e questo può avvenire. Il problema che avevamo in Europa, ad esempio, fino a un anno fa, l'abbiamo visto, tutti i rendimenti erano negativi, il problema è che i prezzi dei titoli obbligazionari di base erano saliti così tanto che come dire, più di un tot non potevano salire. Adesso, come dire, so sono riscesi e quindi questo, questo bilanciamento azionario-obbligazionario dovrebbe tornare a essere funzionale. Questo è il concetto. Ci fanno una domanda invece su quello che potrebbero essere l'andamento dei mercati. Um, negli, ultimo, negli ultimi mesi dell'anno del 2022, abbiamo visto un'Europa un po' più tonica rispetto all'America. Potrebbe essere il principio di un nuovo trend anche per il 2023, nonostante le due banche centrali si, si stiano un po' allontanando eh, dalle politiche monetarie eh, uguali. Ecco. Allora, la premessa è che sono in ufficio e non sono a casa e quindi la, 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 la boccia di vetro l'ho lasciata a casa. <ride> Purtroppo non ce l'ho qua sotto mano, però... In realtà eh, si possono fare alcune considerazioni. Eh, per quanto riguarda la politica monetaria, io vi ho detto prima è vero che eh, la BCE e la Fed americana affrontano due bestie differenti. Però è anche vero che quest'anno abbiamo visto una BCE che tutto sommato è a ruota della Fed, e a ruota della Fed anche perché un altro evento di cui non abbiamo parlato, ma non è che si può parlare di tutto, che ha caratterizzato il 2022 è stato il forte rafforzamento del dollaro. Poi ultimamente anche lui è un po' ritracciato, però eh, il forte rafforzamento c'è stato. Quindi a un certo punto la BCE, se la Fed alzi tassi, deve alzare anche lei perché comunque almeno una stabilità col dollaro devi cercare di mantenerla, se no addirittura l'inflazione diventa maggiore, visto che i prodotti energetici sono quotati in dollari. Per quanto riguarda l'antica ormai lo definirei l'antico adagio l'Europa l'Europa è più cheap che spesso si dice l'Europa è più cheap adesso è più tonica è meglio spostarsi ma io tutte le volte che ho sentito questo discorso poi ho guardato l'S&P 500 andava meglio quello non so perché magari è un caso devo anche dire che però come dire io non seguo tanto questi come dire queste queste logiche più tattiche, quello lo faranno i gestori, decideranno loro. Io tendenzialmente ritengo che in un portafoglio ben diversificato, naturalmente tu devi avere dentro tutto, eh, è giusto però osservare, su questo ci sarebbe molto da discutere, che comunque noi siamo spesso anche inconsciamente forse anche troppo esposti all'America. Faccio un esempio concreto, quando uno dice, bah, io vado a investire in un fondo internazionale, indice MCI World, All country, quindi vado a investire un po' in tutto il mondo. Poi se uno va a scavare scopre che per il 65-70% sta investendo negli Stati Uniti. Ehm, quindi a parte l'Europa bisognerebbe essere forse anche un, un po' più diversificati geograficamente. Ad esempio eh, l'Asia, che sappiamo essere comunque la zona che, che crescerà nel corso dei prossimi decenni, già, già sta crescendo e quant'altro, ehm, è poco rappresentata nei portafogli degli italiani. Quindi noi anche inconsciamente siamo concentrati un po' su Europa e, e area dollaro, quindi eh, una maggior comunque diversificazione eh, ci sta e che quindi possa pesare un po' più l'Europa eh, de, 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 dei classici Stati Uniti, questo, questo tutto sommato ben venga, perché altrimenti siamo sempre concentrati sui soliti, eh, sui soliti noti, ecco questo è il concetto. Sì, esatto, volevo proprio sottolineare questo concetto che in una fase di costruzione del portafoglio, sia che lo facciate eh, autonomamente sia con l'aiuto di un consulente finanziario, l'ingrediente principale deve essere la diversificazione. Poi tarare i vari pesi, come diceva il professor Crespi. È più un, uh, un lavoro da parte di un gestore che dove, se voi andate a comprare un determinato fondo, poi ci penserà il gestore a uh, bilanciare e a mh, mettere più peso su uno piuttosto che sull'altro. Eh, concludo con un'ultima domanda che riguarda la pianificazione finanziaria. Um, eh, C'era una domanda dove mi chiedeva. Persa. Ah eccola qua, eh, quanto bisognerebbe tenere come liquidità? Ovviamente non possiamo, non possiamo rispondere con un numero preciso, però se ci può dare un po' più un'idea di, eh, anche una percentuale, ecco. Ah, allora, non è tanto una percentuale, mm, ci sono dei parametri che vengono magari indicati dai, eh, dai financial planner americani, però il punto di partenza è, uno deve innanzitutto fare un'analisi di quelle che sono le proprie necessità di consumo mensili. Quindi per prima cosa uno dovrebbe dire, ok, mediamente quanto consumo al mese e mediamente eh, quanto accadono degli eventi per cui magari un mese consumo un po' di più, un po' di meno. Quindi un primo aspetto è analizzare quelle che sono i, 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 le proprie necessità di consumo. E ognuno ha le sue, ci mancherebbe altro. Dopodiché, quanta liquidità tengo in, un po' di più sul conto mica che, come dicevamo prima, mi si rompe la lavatrice e, e devo cambiarla. Beh, posso dire, se, se ogni mese spendo che ne so, 3.000 euro, posso dire ne tengo 3.500, ne tengo 4.000, mica che un mese per caso sforo. Eh, voglio essere più preciso, ma molti financial planner in America dicono: Guarda, eh, tieni liquidità, qualcuno dice pari a mh, tre mesi di tuo reddito mensile. Questa potrebbe essere un'indicazione, però ripeto, ognuno deve farsi un po' i calcoli. Invece, attenzione, l'errore è quello di dire: no, aspetta. Eh, magari faccio un incidente e devo cambiare la macchina mi servono 15.000 euro quello è inutile tenerli sul conto perché quello non è un imprevisto minimale se a me mi succede un incidente e eh, devo cambiare la macchina adotterò. Di... ci sono diverse soluzioni, mi posso fare un finanziamento lo posso prendere in leasing, disinvesto parte del portafoglio però non li tengo sul conto corrente anche perché chi lo sa magari l'incidente lo faccio tra dieci anni o non lo faccio mai quindi si tratta di valutare quali sono le spese minimali di base, l'altra parte, le altre parti le vado a investire. Non dimenticandoci, tra l'altro, che poi eh, se, se io ho dei soldi investiti e per caso ho una necessità impellente di denaro, esiste anche la possibilità di mettere a garanzia quello che ho investito e di ottenere un finanziamento anche come dire, a breve termine o a medio-lungo termine, un'apertura di credito che mi serve. Quindi, come dire, se ho dei soldi investiti. Le necessità di liquidità le posso comunque eh, gestire anche in un'altra maniera senza per forza dover tenere dei soldi fermi sui conti correnti. La ringrazio, professor Crespi. Eh, riepiloghiamo, andiamo a riepilogare un po' gli argomenti che abbiamo trattato. Quindi, che cosa abbiamo visto oggi? Abbiamo visto come il 2022 è stato un anno da ricordare per tutte le varie e i vari eventi eh, negativi che si sono susseguiti dalla guerra all'inflazione al rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali eh, 2023 con un focus sulla politica monetaria che andranno ad adottare eh, sempre le banche centrali l'andamento economico e gli utili societari e poi la pianificazione finanziaria cioè l'importanza di dare un nome ai soldi per poter eh, raggiungere i nostri obiettivi in maniera razionale, ma soprattutto in maniera tranquilla. Bene, io eh, ringrazio tantissimo il professor Crespi per essere stato con noi. Grazie eh, a voi. Auguro a tutti buon Natale e un felice anno nuovo. Auguro anche a lei professor Crespi un, un buon Natale e felice anno nuovo. Arrivederci, a arrivederci.